Io ero venuta a Stromboli a 2 anni, la prima volta. E mi sono innamorata di quest'isola a 2 anni, pensa. Poi, insomma, gira e gira, ci sono tornata qua, tutti gli anni. Poi, verso i 14 anni, sono stata qui in convalescenza perché avevo avuto una polmonite terribile. E così sono stata qui da una mia parente che mi ha aiutata, diciamo, mi faceva le punture. E in quel periodo ho conosciuto Mario, 14 anni avevo, penso. E insomma, gira gira è riuscito a stornare le mie idee, perché io volevo farmi suora. E così sono rimasta a Stromboli. Nel 64 ci siamo sposati, mi ricordo. Dopo un anno ho avuto mia figlia, Marinella. E poi dopo 5 anni ho avuto un altro figlio, Marco, e insomma abbiamo avuto una vita bella, devo dire la verità, proprio bella. Lui a un certo punto, cioè la passione per la pittura l'avevo io, infatti avevo il cavalletto, andavo sulla spiaggia, facevo qualche paesaggetto, e poi un giorno lui ha voluto una mia tela e io sono rimasta, e tu che devi fare? Invece quando ha fatto il primo quadro io sono rimasta folgorata e da lì non ha più smesso. Dipingeva, faceva pitture a olio, poi faceva anche acquerelli, ha partecipato a una cosa di grafica e ha vinto pure. E insomma, si è dato da fare con la pittura. Però sempre restando qua, non ci andava. Qualche volta ha fatto una mostra a Berlino, però li ha mandati i quadri, lui non ci è andato. Un'altra volta a Roma li ha mandati, non ci è andato. Lui non si muoveva da Stromboli. Mario era proprio amato da tutti. Veniva un sacco di gente a trovarlo, anche appunto servizi televisivi, Linea Blu. Quando poi, mannaggia col cancro, ha perso la barba, per lui era terribile. La barba è stato un voto che ha fatto a San Bartolo. Lui era molto devoto a San Bartolo e anche a Padre Pio. Erano i suoi santi proprio. E perché il voto a San Bartolo lo fece in occasione di una malattia di mio figlio, piccolino. Aveva avuto una gastroenterite terribile e lui si è votato al santo. E così è stata veramente una cosa per me meravigliosa. Infatti quando è mancato, mi è mancato proprio la vita, lasciamo perdere. Io sto tenendo duro per i figli, per i nipoti, perché lui mi diceva sempre: se muoio non ti abbattere, e ci sono i figli, i nipoti, e sai, queste parole mi hanno dato la forza di andare avanti, insomma, di... sarò, ma il cuore mio saprà. Dimmi amore se mi vuoi, in un'isola di eternità, io e te, solo e te.